Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Église Ouverte. Quest'oggi non cominciamo da un monumento in particolare, quanto piuttosto da una comunità. Siamo ad Aimaville, alla partenza della Val di Cogne, alla confluenza della Val di Cogne nella Valle Centrale. E perché partiamo da una comunità e non da un edificio? Perché Aimaville in realtà è caratterizzata dall'avere ben due chiese di estrema importanza: la chiesa di Saint-Léger alle mie spalle e la chiesa di Saint-Martin. La presenza di due edifici si riverbera nella presenza fino al 1926 di due comunità distinte all'interno di Aimaville stessa. Vale a dire che la giurisdizione era non territoriale ma personale. Traduzione: ogni chiesa aveva il proprio gruppo di fedeli, potremmo definirli così, su cui esercitava un certo tipo di controllo. Quindi non un territorio ma delle persone fisiche. Questo è un caso unico in Valle d'Aosta, così come è assolutamente unico quello che è contenuto in particolare nella chiesa alle mie spalle, un esempio di architettura romanica che potrei dire non ha eguali per la particolarità all'interno di tutta la valle. Essendo la chiesa parrocchiale, questa chiesa è comunque una chiesa che cattura l'attenzione di tutti coloro che risalgono la strada statale verso Cogne, proprio per la sua bellezza, per la sua ricca facciata. Questa chiesa, infatti, secondo l'abbé Henri, risale ai primi insediamenti benedettini verso l'Ottocento. Questa informazione non è però provata da nessun documento. Si sa invece che nel 1145 appare sulla bolla papale di Papa Eugenio III ed viene annoverata sotto la prevostura di Saint-Gilles. Nel 1424 fu ceduta al vescovo di Aosta in cambio di altri beni. L'attuale edificio risale al 1760-1762. Colpisce la splendida facciata eseguita con la tecnica trompe d'oeil nel 1856-1857 ad opera del pittore Grange. Troviamo in particolare al centro Saint-Léger. E abbiamo poi San Giuseppe, San Germano, San Grato e San Leonardo. La chiesa al suo interno presenta un'unica navata che ha una volta a crociera molto luminosa, ricca di decori di dipinti ad opera sempre di Grange, che risalgono del 1856-1857. L'altare maggiore data del 1856 ed è stato effettuato dallo scultore Freido di Brusson. Troviamo al di sopra dell'altare maggiore un dipinto del 1624 con la deposizione del corpo di Cristo alla croce. Ai lati troviamo le statue di San Grato e di Saint-Léger. Al centro il tabernacolo che è in legno, una particolarità della chiesa di Saint-Léger. Possiamo poi ammirare nelle due pareti laterali, in particolare un dipinto dell'ultima cena di Gesù.
L'altare di sinistra è dedicato alla Madonna del Rosario e infatti presenta 15 medaglioni che rappresentano i 15 misteri del Rosario. L'altare data del 1880. A fianco troviamo la Cappella dei Signori del Castello. Abbiamo ancora infatti il busto funerario di Teresa di Chalant, che è morta, deceduta nel 1838. Sotto c'è ancora la sua tomba. Troviamo poi anche il dipinto di San Carlo di Borromeo. Nell'altare di destra, nella navata, troviamo in basso il Cristo morto con il lamento della Vergine Maria. In alto invece troviamo la statua della Vergine che risale al XVI secolo. Si tratta dell'Immacolata che schiaccia con il suo tallone la testa del serpente che rappresenta il maligno. Se è vero che la prima volta che la chiesa di Saint-Léger compare nelle fonti scritte è il 1145, è altrettanto vero che le indagini archeologiche cominciate nel 2003-2004 e, come vedete, tuttora tra virgolette in corso all'interno di quello che è un progetto di recupero funzionale della cripta in cui ci troviamo in questo momento, dicevo, le indagini hanno dimostrato che l'antichità del sito è decisamente differente. La cripta, però, proprio così come la vediamo, è l'esito della unione di edifici differenti. Tanto per incominciare, i pilastri che sono in questo momento alla mia destra sono in realtà l'esito dell'affiancamento di strutture diverse, traduzione del fatto che la navata in cui ci troviamo adesso temporalmente è stata fatta in un momento diverso rispetto alla navata centrale in cui ci trovavamo poc'anzi. E di conseguenza capite che l'edificio, diciamo così, la chiesa, noi l'abbiamo sempre chiamata cripta, è più corretto definirla chiesa, è in realtà, ripeto ancora una volta, l'esito di un cantiere che nel corso dei secoli è arrivato a definire un edificio di questa grazia formale. La chiesa di Saint-Léger, chiamiamola d'ora in poi così, viene probabilmente completamente ricostruita nel XV secolo, la data è ancora da comprovare, ma è siamo certi del fatto che questa chiesa viene in qualche modo defunzionalizzata e ne viene creata una superiore. Vale a dire che questa rimane e inizia a diventare cripta. Sopra la nostra testa viene costruita una seconda chiesa, sempre orientata est-ovest, correttamente quindi, alla quale appartengono dei fantastici cicli affrescati che sono stati rinvenuti proprio durante gli scavi archeologici. Si tratta di pannelli che sono in corso di studio e di ricomposizione, che rappresentano santi, San Michele, Santa Lucia, San Giovanni Battista, Sant'Antonio Abate, per fare alcuni nomi, che ci parlano di quello che doveva essere il decoro di questa bellissima chiesa quattrocentesca, che è stata, ahimè, completamente distrutta per fare posto all'ultimo edificio, che è quello attuale, con la splendida facciata rivolta in questo caso all'incontrario, vale a dire a Oriente. I lavori di restauro della chiesa cripta di Saint-Léger
hanno previsto la conservazione di alcuni elementi estremamente caratteristici e peculiari che dovranno diventare dei punti di forza di quello che sarà il percorso museale. Uno di questi è uno di quelli che di solito non nota nessuno, il pavimento. Da un lato abbiamo ricostruito quella che doveva essere la, diciamo così, la quota originale del piano di calpestio, dall'altro si è deciso di salvaguardare le pochissime tracce di cocciopesto che costituivano quello che era il pavimento originale dell'ambiente. Ci troviamo in questo momento all'interno di quello che possiamo definire essere un vano recuperato. In realtà un vero e proprio vano in questa posizione probabilmente non è mai esistito. Ci troviamo al di sotto dell'altare maggiore della chiesa soprastante. Lo scavo archeologico però ha permesso di recuperare questo, chiamiamolo veramente ambiente, e di fare un approfondimento stratigrafico nella zona sotto i miei piedi, che nel corso dei secoli è stata occupata da aree aperte utilizzate per lo più con scopo cimiteriale. La cosa più interessante è emersa proprio in questa posizione, di lato a questo pilastro. Si tratta di una piccola fornace per campana datata con due tecniche, carbonio 14 da un lato, termoluminescenza dall'altra. Al momento siamo ancora in attesa di avere una datazione corretta per quanto riguarda la fusione della campana in questa posizione, ma dovremmo essere attorno al XIII secolo. Si tratta di una piccola istantanea di vita di quella che doveva essere la vita vera e propria dell'edificio sacro in questa posizione, e si tratta di una, veramente di uno di quei particolari che le indagini archeologiche permettono di riportare alla luce e di divulgare poi nel corso di quella che sarà la visita a questi vani e che passerà proprio all'interno della porzione di edificio che potete vedere in questo momento. Gli scavi 2003-2004 hanno riguardato non solo l'interno della cripta, ma anche la chiesa superiore. Si è proceduto dunque a togliere il pavimento e a controllare quello che capitava all'interno dell'edificio, permettendo di recuperare alle mie spalle, nella zona dell'altare, un vero e proprio vano, potremmo chiamarlo un vano sottochiesa, che vano non è mai stato, ma che ha permesso poi a noi oggi di mettere in piedi una specie di percorso che permetterà di vedere tutto quello che è stato portato in luce nel corso degli scavi. Da questa parte invece si è messo in luce il sopravolte della cripta stessa, che ha permesso di controllare alcune anomalie stratigrafiche, alcuni appoggi murari, capire meglio l'evoluzione della fabbrica e giungere in ultima analisi a confermare quella che è una delle notizie forse più particolari e più peculiari della chiesa stessa, vale a dire la rotazione completa dell'asse avvenuta nel corso della ricostruzione del 1762-1765 e che prevede oggi un'entrata ad est, dove invece sia la cripta sia la chiesa, che potremmo definire indicativamente quattrocentesca, prevedevano il posizionamento dell'abside. Quindi oggi noi, salendo nella strada verso Cogne, vediamo quella che è facciata soltanto a partire dal XVIII secolo. Questa porzione all'esterno dell'edificio religioso, siamo a sud della chiesa, è stata indagata tra il 2012 e il 2013. Si tratta di una zona che, pur essendo esterna, per noi ha riservato delle sorprese estremamente importanti. In questa zona abbiamo infatti ritrovato per la prima volta i resti di un edificio antecedente a tutta quella che è la costruzione, chiamiamola ecclesiastica, al di là del periodo, e che noi facciamo risalire questo primissimo edificio a periodo genericamente romano imperiale, e poi tutta una serie di grandi cambiamenti, comprensivo soprattutto di quella che è una sistemazione cimiteriale
che è andata a posizionarsi in adiacenza all'edificio religioso e pian piano in adiacenza anche a quello che si trova alle mie spalle. Il campanile della chiesa, che contiene al proprio interno una campana datata 1372, uno degli esemplari più antichi tra quelli presenti in valle, è datato, il campanile stesso, al 1525-1527. Diciamo che siamo negli anni 30 del 1500 e questo lo possiamo dire con certezza grazie alle analisi dendrocronologiche condotte sui legni pontai conservati all'interno della torre stessa. Abbiamo visto la chiesa di Saint-Léger, ma la chiesa parrocchiale di Emaville è la chiesa di Saint-Martin. Questa chiesa risale, a, secondo Monseigneur Duc, al VI secolo, ma la prima traccia scritta di questa chiesa risale al 1176, menzionata nella bolla di Papa Alessandro III, che pone la diocesi di Aosta sotto la sua protezione e in particolare la affida alla giurisdizione del vescovo Aymon. Quella chiesa, così come la vediamo, risale al 1725-1726. La facciata ha subito particolari lavori nel corso dei secoli. In particolar modo vi è traccia nel XV secolo della presenza di un paradis, una specie di porticato che avrebbe riparato la facciata. In seguito questo è scomparso e il dipinto che abbiamo adesso, l'affresco che abbiamo adesso, risale al 1968 ad opera di Nino Pirlato e rappresenta Cristo Re. È necessario segnalare che è nel 1948 che Don Tutel ha voluto cambiare l'affresco della facciata, in quanto, dedicata prima a Saint-Martin, il patrono è diventato Cristo Re. Questo lavoro è stato quindi affidato al pittore Lancia, che ha eseguito un vero e proprio capolavoro. Tuttavia, con le intemperie, questo lavoro, che era stato fatto all'inizio non come affresco ma solo esclusivamente come dipinto, ha poi dovuto essere ripreso nel 1978 da Nino Pirlato. La nuova chiesa è stata costruita laddove sorgeva l'antico tempio ed è stata ricostruita nel 1724-1725 prendendo le vecchie pietre della Tour d'Alliance che il barone Joseph Félix de Chaland aveva lasciato a disposizione dei parrocchiani. L'altare maggiore, costruito nel 1766, presenta al di sopra il dipinto con Cristo Re. È stato aggiunto sotto la sacersindone tenuta dai due angeli. Ai lati troviamo le figure dei quattro evangelisti che nel 1911, a causa delle infiltrazioni dell'acqua ricorrenti, hanno perso il colore e in particolar modo due dipinti degli evangelisti si sono scoloriti. Troviamo l'ambone dove ogni domenica vengono lette le letture, poi abbiamo la cattedra, sede del celebrante, e in centro troviamo l'altare di forma quadrata, apposta per ricordare che si tratta di una concelebrazione eucaristica di una mensa in cui tutti i fedeli sono invitati. Alla base dell'altare troviamo i quattro evangelisti. Nel 2009, in occasione della consacrazione dell'altare, sono state poste le reliquie di tre santi, San Martino, San Grato e San Biagio.
La chiesa è costruita su tre navate. Ai lati troviamo due altari, uno dedicato alla Madonna e l'altro dedicato a San Giuseppe. La chiesa di Saint Martin di Emaville ospita due cantorie. La cantoria più antica, che si trova nella navata laterale, la cantoria più moderna è quella che si trova nella navata principale. Ha un organo che data del 1881 ad opera dei fratelli Collino.